Buongiorno a tutti. Oggi parliamo della mira, ma non la mira come ne abbiamo già parlato tantissime volte, ma fisicamente. Come si mira con la curva? Fisicamente. Se ne sentono di tutti i generi, di tutti i colori. In effetti, se vogliamo collimare qualcosa per ottenere una mira, quindi porre qualcosa che abbiamo sull'arco sul centro del bersaglio, poi ovviamente con lo string provochiamo la torsione dell'arco per avere la giusta parabola per raggiungere il nostro centro. Ma con cosa possiamo mirare? Possiamo mirare con la punta del bottone, possiamo mirare con la punta del resto, possiamo mirare col piatto della finestra. Cioè, non dobbiamo modificare assolutamente nulla per quanto riguarda la struttura dell'arco. Non possiamo avere dei segni su questa parte dell'arco, assolutamente, ma abbiamo un sacco di riferimenti fissi sul nostro arco, che sono comunque accessori standard, accessori permessi per quanto riguarda l'arco nudo, e possiamo utilizzarli. Ma possiamo utilizzare, è conveniente utilizzare questi accessori? Sì e no. Bater, ad esempio, fa un bellissimo rest che sembra proprio un mirino. È un rest fisso, un rest in plastica, fatto proprio da Bater, che permette proprio di avere una punta per essere utilizzata come un vero e proprio mirino. Io l'ho utilizzata, non ne sono rimasto soddisfatto, e preferisco andare comunque sul tradizionale, e cioè mirare con la punta della freccia. Ho provato tutti i metodi possibili e alla fine utilizzare la punta della freccia è sempre la cosa migliore. Perché la cosa migliore? Perché la gestione della mira con l'arco nudo deve essere una gestione della mira che non attua una vera e propria collimazione. Perché se noi utilizziamo una vera e propria collimazione con l'arco nudo, non va bene, duriamo pochissimo e non siamo precisi. È proprio il contrario, l'abbiamo già visto in tantissimi video: se noi collimiamo non siamo precisi, se noi collimiamo non siamo precisi, non ci conviene collimare, ci conviene mettere a fuoco il centro del bersaglio e utilizzare una parte dell'arco permessa, ovviamente, per gestire la nostra mira. Ci conviene tantissimo gestirla con la punta della freccia, mantenere la punta della freccia sfocata. La vediamo, la percepiamo, sappiamo che in quel posto della nostra comfort zone, è in quel posto preciso, sempre, tutte le volte cerchiamo di tenerlo lì. Non cerchiamo di tenerlo fermo, ma è lì, noi abbiamo a fuoco solo il centro del bersaglio. La punta ci serve solo come riferimento. Allora, poi sfatiamo un altro mito. Non è che avere punte più lunghe o punte più corte varia la nostra mira, non la varia per niente, la varia di pochissimo. Lasciamo stare queste chimere. Noi quando siamo in mira utilizziamo la punta della freccia per gestire la nostra mira, non per collimare, per gestire la nostra mira, mi raccomando. Un'altra cosa da dire è che occorre che la cocca sia sulla perpendicolare della pupilla, non deve essere a lato, non deve essere a lato, deve essere sulla perpendicolare. Questo per gestire la mira a tutta la distanza, da 5 a 50 metri, in modo inequivocabile. Dopodiché, quando andiamo in mira, guardiamo il centro del bersaglio, percepiamo la punta della freccia, così come dice o guardare nel suo tiro istintivo, in visione periferica. Dobbiamo sempre vederla a lato, ma utilizziamo la punta della freccia e soprattutto non collimiamo con la punta della freccia e non manteniamola sul centro del bersaglio fino all'ancoraggio, per poi rilasciare. Verrà un rilascio disastroso. Noi non dobbiamo iniziare con la collimazione. Dobbiamo guardare il nostro bersaglio,
dobbiamo guardare il nostro bersaglio, guardare il nostro bersaglio, la punta flutuerà fino a fermarsi, siamo sempre sul centro del bersaglio e la freccia parte. E va bene. Utilizziamo la punta della freccia, ma la dobbiamo utilizzare in questo modo, in un modo intelligente, senza collimazione, senza andare a cercare una collimazione fine. La dobbiamo percepire, la mira deve accadere, ma noi dobbiamo vederla la punta della freccia, la dobbiamo vedere, scegliamoci un punto che ci è comodo, che è nella nostra comfort zone della gestione della mira, ma utilizziamo la punta della freccia. Ok?